è il migliore del mondo, anche se non vince, come è accaduto a Sydney quando il suo connazionale Merlon Shirley, amputato una gamba a 10 anni, è diventato il più veloce con il nuovo record di 11 secondi e 09 sui 100 metri. Tony Volpen, testa americano di Seattle, focomelico, senza braccia e senza piedi, è comunque il più forte e prima o poi scenderà sotto gli 11 secondi nei 100 metri. My initial feeling was that I hoped something internally was wrong and maybe he'd die. Something happened about that time in my mind. It just snapped around the other way and I wanted to have him. I wanted him worse than the other five. I medici non hanno nascosto la verità a Betty e Bill Volpentest, i genitori di Tony. Ma lui smentì ogni parere medico. And I thought, oh, this is exciting, this is absolutely incredible. His dad's gonna be so surprised and everything. So I got on the phone and called him up and I said, honey, there's a miracle. Un miracolo che non è che l'assaggio della prima infanzia. I genitori imparano a trattare Tony come qualsiasi altro bambino e lui scopre che c'è ben poco che non possa fare se gli viene data la possibilità di provare. I just keep an open mind and from the start nobody ever told me that I couldn't do anything. So I never had that barrier in my mind. There's so many things that he does that you would think he could never do. It allows us to open our minds enough to say we can't tell Tony he can't do it because we haven't seen him try it yet. Crescendo, Tony sviluppa una vera passione per lo sport. Nel 1988 comincia a pensare alla più impegnativa delle sfide che possa affrontare sul piano fisico. Pur non avendo mai fatto atletica, decide di partecipare alle gare di velocità alla Paralimpiade di Barcellona. Well, at first it was just one of those things, I'll go out and try it and see how it works, and everything seemed to click so smoothly that got to the point where I thought I really do have a shot at this if I work hard and put everything into it. Tony comincia a gareggiare a livello juniores in competizioni riservate agli atleti portatori di handicap. Si rivela subito imbattibile. Lo Shriner Hospital viene in suo aiuto fornendogli protesi progettate appositamente per gli atleti disabili. Tony vince anche gare contro atleti normodotati e nel 1992 è a Barcellona con la squadra americana. Nei 100 metri dovrà affrontare i migliori al mondo, tra gli altri Dennis Hoehler, di fianco a lui, primatista mondiale con 11,73, ovvero meno di 2 secondi rispetto al record di Carl Lewis. Per Tony è trionfo, 11 secondi e 63 centesimi, nuovo record mondiale, ed è solo l'inizio, arriverà l'oro anche nei 200 metri. A Barcellona è nata la sua stella, ad Atlanta saranno altre 2 medaglie d'oro. Questo è Tony Volpentest, leggenda quando è ancora nella storia.